Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono veramente on fire, sto facendo un sacco di cose. Ho già fatto anche il cambio dell'armadio, ho tirato fuori un po' di cosine per la stagione di transizione dalla primavera all'estate e quindi ho deciso di tornare qui da voi con un'altra selezione di outfit per la prossima settimana. Quello di cui sento di aver bisogno in questo periodo sono cose leggere, comode, che però coprano in caso di vento e che comunque siano eleganti, ma allo stesso tempo casual, belle, perfette per l'ufficio e soprattutto che abbiano stile, perché la cosa che mi interessa più di tutte le altre, ma tutte insieme ovviamente, sono fondamentali. E allora partiamo con la selezione di questi 5 outfit che ho messo insieme per la prossima settimana. Per il primo ho deciso di prendere un qualcosa che ho indossato tantissimo questo inverno e sono questi pantaloni blu a righine fucsia e metterlo insieme a una cosa super primaverile, super estiva come la camicia bianca oversize. Questo outfit, già così vedendolo, mi sta piacendo tantissimo, però voi vedete anche qui accanto come sta messo insieme. Ovviamente questo è un outfit super elegante, ma allo stesso tempo rilassato e casual, perfetto per l'ufficio, però abbinato a queste superga diventa davvero molto fresco e molto adatto per la stagione in cui ci troviamo. Sento già che lo indosserò diverse volte in questo periodo prima dell'arrivo del grande caldo. Per il secondo outfit invece ho voluto mettere insieme un qualcosa di rosa, perché il rosa ormai non può mai mancare il mercoledì. Questa settimana che sta per arrivare, purtroppo il mercoledì non potrei indossare nulla di rosa perché comunque sarò in evento e sarò tutta all black, ma mi ritaglierò un giorno per indossare un qualcosa di rosa. Per cui appunto ho deciso di mettere insieme questi pantaloni jeans stile mom, che sono di un rosa veramente stupendo, sono spettacolari, insieme a questa camicia da uomo, verde con righine bianche e rosa, che insieme a questi pantaloni, più le superga, che saranno veramente le protagoniste di questo video, rendono l'outfit perfetto per essere indossato in diverse occasioni, non solo in ufficio, ma anche fuori per una giornata rilassata. Il terzo outfit invece vuole essere molto molto estivo, quindi prende spunto dalle giornate di sole abbinate al bianco delle camicie di lino. E questo outfit, già solo vedendolo così, mi mette un sacco di allegria, ma abbinato alle superga più la cintura marrone e alla giacchetta sempre marrone rendono questo outfit molto particolare e molto originale. Per il quarto outfit vorrei proporre qualcosa di molto molto evergreen e abbiamo i jeans, sono i Levi's dal taglio dritto, sono i ribcage straight, quindi dritti sulla gamba, molto eleganti, evergreen e abbinati a questa camicia sempre boyfriend style, oversize a righine blu. E in più, per dargli un tocco un pochino più particolare, abbiamo di nuovo la giacca marrone in pelle. Anche questo outfit, ovviamente, io lo sto abbinando alle superga perché in questo periodo sono ormai diventate una dipendenza per me, però può essere abbinato a una qualsiasi altra scarpa, lo si può far diventare molto più elegante con una scarpa tipo mocassino o una scarpa da ginnastica un pochino più elegantina. Ed è un outfit perfetto per il casual Friday, per quegli uffici che non si vestono troppo casual, però sento che ormai tutti ci vestiamo un po' più casual in ufficio e nel mio questo sarà perfetto, questo è quasi elegante. Arriviamo invece al quinto outfit e questo sarà molto più estivo perché diventa fresco, bianco, monochrome, come tutti gli outfit che adoro in estate, ma forse quest'estate cambierà qualcosa, ma intanto per me il colore che grida estate sono i colori bianchi, i colori beige chiari e comunque colori molto freschi che danno quella sensazione di leggerezza, di pulito, di estate comunque. Per questo outfit sono andata a prendere in prestito dall'armadio di mia sorella questo top a coste, è bellissimo,
è tipo beige da abbinare a questi pantaloni larghi, super comodi e super estivi, più questa giacca in jeans bianca, però con queste foglioline beige, che diventa una cosa molto particolare e molto carina. Questo di nuovo è un outfit molto semplice, per niente difficile da ricreare e comunque perfetto con il Superga, ma di nuovo lo posso abbinare perfettamente anche un paio di mocassini, infatti ne ho un paio beige che saranno perfetti comunque anche per questo outfit. E diciamo che quando io scelgo di ricreare gli outfit prima, quando scelgo di prepararli in anticipo, mi do sempre la possibilità di cambiare idea il giorno stesso, per cui magari tiro fuori le cose che mi ero preparata e poi in base al mood, in base a quello che mi sento quella mattina, scelgo di aggiungere qualcosa di diverso, di togliere un elemento, di sostituirlo, di cambiare le scarpe e comunque renderlo un pochino più particolare e più in linea con quello che è il mio mood della mattina. Vedere tutti questi outfit un po' così nuovi, freschi, un po' più estivi, mi fa venire voglia di fare un sacco di cose, di muovermi, di ribaltare la mia vita, la mia casa, e quindi non vedo l'ora che inizi la prossima settimana per portare fuori tutte queste cose bellissime. È tutto per oggi, vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!